se resto qui a guardare. Ehi, hey, sei una mutazione! Non è che trasformi il piombo in oro? Scusami per il disturbo. Se resto qui a guardare abbastanza. Spero che qualcuno mi avvisi. Occhio, non calpestare il vomito. Senti, non c'è problema. Se hai paura e non vuoi affrontare un avversario del genere, lo capisco. Conosco la paura, credimi. Ehi, Killer, magari c'entri qualcosa con quei fuochi d'artificio. Dammi qualcosa di decente. Se il tempo a decapitare mostri. Per favore, aiutatemi. Speravo nel tuo arrivo. Beh, non mi fermerò molto a lungo. Ti prego, aiuta mia figlia, si trova oltre la zona del relitto. Che cos'è successo a tua figlia? Con lo scoppio dell'ultima guerra, è stata presa per essere portata dai ribelli nella zona del relitto. Ma c'è qualcuno, una donna coraggiosa che sta rischiando la sua vita. Ci fa da tramite, consegnandomi le lettere e portandole dei pacchetti, cibo, medicine, qualunque cosa di valore io riesca a recuperare. È tutto quello che tiene in vita mia figlia. Ma adesso, dopo l'ultimo missile, quel missile dannato mi ha fatto completamente a pezzi la gamba. Se non raggiungo quella donna entro il tramonto, sarà finita per lei. Ho già offerto tutto quello che ho come ricompensa, ma nessuno vuole sfidare la zona. Non mi resta più molto tempo. Ho bisogno che Teresa legga le mie ultime parole, così che possa sapere quanto io abbia combattuto e che ho dato a lei tutto quello che potevo. Va bene. Dammi quel pacchetto. Troverò i contrabbandieri. Devo andare alla zona del relitto se voglio trovare i contrabbandieri.
Sì, e quindi? È troppo.
Ehi, vecchio. Come ci siete finiti, tu e tua figlia, da parte del confine? Venuto a fare affari a Trench Town, proprio mentre i ribelli spostavano il fronte. E Teresa era dall'altra parte. Ci sono voluti anni per sentir parlare di questo contrabbandiere, ricevere le lettere di mia figlia, sapere che sta bene. È magnifico. Vedi di non spaventare il contrabbandiere, ok? Hai un aspetto poco rassicurante. Balle, guarda che fascino. Mi stanno sudando le chiappe a stare qua. Silenzio, ti prego. Hai capito che eri tu a scrivergliele? Ho scritto silenzio, sento qualcosa. Mi hanno chiesto di darvi queste. Ma sono tutte false, vero? Le lettere di sua figlia. Da quanto tempo è morta? Merda, ti ha sentito, idiota! È da uccidere! Ok, ora mi arrabbio davvero.
Ho sempre pensato che la peggiore verità fosse meglio di una bugia a fin di bene. Poi mi hanno detto che è successo alla mia famiglia. Certo, nella vita ho mentito e rubato, ma alla fine svolgevo solo un servizio. Prendila, è da parte sua. È una delle migliori che ho fatto. Sapeva benissimo come far leva sui suoi sentimenti. Cosa dico al vecchio? Le bestie! Arrivano le bestie! Occhio, non calpestare il... Porta la lettera a mia figlia. Deve sapere... Il pacchetto è arrivato in tempo. C'è una sua lettera? Ehi, vecchio. Tutte quelle lettere che hai ricevuto da tua figlia, lei... Lei? Lei cosa? Lei è molto forte. Il pacchetto le è arrivato. Non devi preoccuparti. Grazie. Grazie. Povero Cristo.
Perché siete... C'è scritto qualcosa. Ti prego, non voglio altri problemi. Non ti farò del male. Cos'è successo? Una mutazione. Siete tutti uguali per me. È entrato e si è portato via la mia amica Monica. Prendi ciò che ti pare, mutazione! Io non sono così. Davvero? Potresti trovarla per me. Mi chiamo Lucy. Io posso pagarti. Sei Lucy? Per caso sai qualcosa di un tizio che vive in un rifugio col simbolo degli Outrider? Outrider? Sì, mi ricordo di lui. Mi ha lasciato una chiave col simbolo degli Outrider. Ascolta, trova Monique per me ed è tua. Hai detto che avresti trovato Monique. Ti prego, trovala! Sembra che debba aiutarla se voglio mettere le mani sulla chiave degli Outrider. Hai visto che hanno fatto? Il gran maresciallo ci fa.
Niente male come comitato di benvenuto. Che cazzo hai detto? Ho detto che sono quattro per tenere questo posto pulito e tu torni ricoperto di sangue e putrella. Qualcuno dovrà pur tenerti al sicuro. Sì, io sono quello che fa fuori gli stronzi. Dovrei inginocchiarmi, baciarti i piedi e ringraziare della tua presenza. Ti ho salvata da un bordello. Un po' di gratitudine non guasterebbe. Gratitudine? E tutte le volte che entri tra le mie gambe e ci godi solo tu. Sai solo lamentarti, non sento altro che le tue lamentele. E lamentele, e lamentele. Che avremmo avuto eserciti ai nostri piedi. Servi aiuto per caso? Ehi, ma cosa... Come faccio a saperlo? Un'altra cazzo di mutazione! Ti sembra che cosa? Mi serva aiuto? Aspetta, distruggerò chiunque si avvicini! Ah, sì, certo! Prima o dopo esserti tirato su i pantaloni! Appena l'avrò fatto per te! Ah, sì, non faccio altro che chinarmi a pulire! E tu sei sempre in questo... Non so veramente per chi provare più pena. Dovrei tornare da Luz, tranquillizzarla. Thank you.
mani d'occhio in su. Hai un bel coraggio. Ho trovato la tua amica. Non è in pericolo, sta vivendo felice e contenta. Davvero? No, sta facendo impazzire un tipo. Ok, sì, è davvero Monique. Ero preoccupata. Sì, c'è qualcosa che posso fare per te? A posto così, grazie. Ma invece quella chiave? Oh, ma certo! Quell'ubriacone veniva spesso qui a dichiarare il suo amore eterno per me, finché finalmente non è annegato nel vomito. Parlava spesso di tesori nascosti e altre storie folli. Qualcosa riguardo i vecchi Outrider. Non saprei da dove cominciare. Ecco. Se dovessi trovare un tesoro, portane un po' anche alla vecchia Lucy, va bene? Ehi, buona fortuna con la caccia al tesoro. Non credo sia qui intorno. Che ti andrà bene. Qualcosa mi dice di dare un'occhiata alla vecchia cava. Hai un bel cuore. Chi è così idiota da venire là? Thank you.
Diario. Ho trovato una specie di bunker nascosto nel pavimento con lo stemma degli Outrider. Credevo fossero morti tutti tempo fa. Suppongo che alcuni siano finiti qui, ma perché? E ora dove sono? Conoscevo chi ha scritto questo diario, Sergio Acosta. Ha cresciuto un figlio qua giù. Hanno avuto un figlio in bunker e l'hanno tenuto lì dentro per tutta la sua vita. Si chiamava Mercer. È scappato. Acosta è andato a cercarlo nella foresta.
Jedi, penso. Siamo stati tutti folli a entrare. Mi vengono in mente mille motivi per cui domani non sarò qui. Ciò che mi spaventa sono gli altri mille motivi a cui non penso. Hanno detto che nei pod si può trovare di tutto. Forse Acosta o Mercer sono qui. Se voglio risolvere il mistero del bunker degli Outrider, dovrò chiedere in giro. Sia lode al buon dottore che ci preserva dai mali di questa guerra. Ci conduca verso la reticula. Davvero non credevo che il piano di Juno funzionasse. Cazzo, no! Ma finora... Vuoi qualcosa? Hai dato un'occhiata dentro uno dei pod? Dovrebbe esserci qualche prelibatezza di 100 anni fa. Restate a distanza e noi faremo. Se vedo cadaveri, spiegate a me. Un reggerai. Beh, sarà interessante. Tanto vale far fruttare le mie abilità.
Thank you.